In precedenza avevo acquistato questi Joy-Con della Nixie per la Nintendo Switch e ad oggi mi sento di dire che mi trovo molto 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 bene con questi. A livello di forma è molto più spazioso, il grip è comunque importante, soprattutto non devo stare tutto chiuso con le mani sulla Switch, che per carità i Joy-Con sono anche abbastanza comodi, ma sono piccoli, piccoli, mentre questi sono molto più spaziosi. Tant'è che oggi la Nixie mi ha mandato un altro pacco. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la volta scorsa con questi Joy-Con, che come ho appena detto sono veramente molto più comodi di quelli originali. Ma oggi in questo pacchetto la Nixie mi ha inviato il Nixie Chaos Wireless Controller. Il Chaos Controller è un Pro Controller per Nintendo Switch marcato Nixie. Come potete vedere dalla scatola si presenta già in maniera egregia, ma una scatola non fa il prodotto. Apriamola e vediamo cosa ci troviamo all'interno. All'interno della scatola troviamo ovviamente il nostro Chaos Controller con cavo USB-C per caricarlo, più libretto di istruzioni. Togliamo la scatola ed eccolo qui in tutta la sua magnificenza. Come anche per gli altri controller, anche questo, una volta arrivato, ha bisogno di essere caricato dalle 2 alle 3 ore. Cosa che ho già fatto, per fortuna vostra. Quindi, togliamogli l'adesivo e guardiamolo in tutta la sua bellezza. Come potete vedere, il controller è nero opaco con un grip comunque molto molto buono. Gli analogici sono posizionati come un controller dell'Xbox. I tasti sono molto grandi e soprattutto hanno un ottimo spazio. Ma sul retro ne troviamo altri 5. M1, M3, M4 ed M2 e il tasto sincro. Questi sono i tasti sul retro che potremo mappare in seguito. Ma prima di fare questo direi di collegarlo con la Nintendo Switch. Seguendo il libretto di istruzioni, che è molto facile da capire, la prima connessione da effettuare si fa con il cavo. Quindi prendiamo il nostro cavo all'interno della scatola, lo inseriamo e lo inseriamo nella Nintendo Switch. Come potete vedere, il controller si è già acceso, però spostiamoci sulla Switch ora. Come possiamo vedere, adesso il controller è collegato ovviamente con il filo. Testiamolo subito. Ok, sembra funzionare normalmente. Andiamo sul controller invece della schermata, stacchiamo il filo e come potete vedere il controller è ancora collegato. Però facciamo cambio impugnatura e ordine. Ora questo si è scollegato, clicchiamo il tasto sincro e si è già collegato subito. Perfetto. Facciamo un test. Scegliamo un percorso qualsiasi giusto per provare il controller e vediamo quanto siamo bravi a Mario Kart. Iniziamo ad accelerare e come potete vedere tutti i controlli funzionano normalmente, anzi ti dirò che funzionano in maniera veramente anche molto buona. È molto comodo veramente già usare i due Joy-Con collegati della Nixie che abbiamo preso l'altra volta insieme come fossero un controller. Su giochi come Mario Kart mi andavano già molto meglio che usare il singolo controller, veramente. Ma già così è nettamente meglio, è totalmente un'altra cosa usarli in questo modo. Perfetto, abbiamo già finito anche un giro. Come potete vedere, tra l'altro, il Joy-Con viene rivelato anche dal gioco come un Pro Controller ufficiale. Come abbiamo detto, ci sono i tasti sul retro che sono da mappare. Su questo controller, oltre ai tasti sul retro, abbiamo anche la funzione per il turbo. Però quello ne parliamo tra poco.
Per semplificarmi la mappatura, io vado sempre sulla prova di input dei tasti. Come vi dicevo prima, seguendo le istruzioni, per customizzare uno dei tasti sul retro bisogna tenerlo premuto e tenere premuto il tasto T. Dopo aver sentito la vibrazione, premiamo uno dei tasti, in questo caso premiamo la A. Poi clicchiamo di nuovo il tasto M1 e adesso, tornando sulla schermata, vedete che cliccando il tasto M1 ci dà il tasto A. Vogliamo provare con un altro tasto? Premiamo M2, M2T, aspettiamo la vibrazione, ecco fatto. Clicchiamo per esempio B, clicchiamo M2 e adesso M1 è mappato sulla A, M2 mappato sulla B. Come potete vedere, la mappatura è veramente semplice. Se vogliamo customizzarlo in maniera ancora più ottimale, però possiamo fare un'altra magia. Prima di schiacciare il tasto M1, M2, M3, M4, mettiamo più di un input, ovvero mappiamo il tasto M3, teniamolo premuto e schiacciamo la T. Aspettiamo la vibrazione. Ecco qua, facciamo per esempio X e Y, poi schiacciamo M3 e ora M1 A, M2 B, M3 X, Y con un solo tasto. Per esempio in giochi di combattimento può essere una buona idea per fare delle combo. Se volessimo però togliere tutta la mappatura sul retro, il procedimento è veramente semplice. Sempre da istruzioni, basterà tenere premuto Y e B e poi premere il tasto Home. Quindi YB, teniamolo premuto, tasto home. E ora schiacciando i vari tasti, e ora schiacciando di nuovo i tasti, come potete vedere, non sono più mappati. La procedura per ripulire il tutto è semplicissima. Ora invece passiamo al tasto turbo. Mappare il tasto turbo è molto facile. Clicchiamo in contemporanea un tasto e il tasto turbo. E di nuovo cliccando quello stesso tasto, ora siamo in modalità turbo. Se clicchiamo nuovamente il tasto e poi il tasto turbo, avviene la pressione continua del tasto. Come potete vedere, sta continuando a spammare la A. Per ripulire la cosa, più semplice, di nuovo stesso tasto, tasto T. E come vedete, si è fermato. Ora vi mostro un'altra funzione che l'altra volta mi sono dimenticato di mostrarvi, ovvero aggiustare la vibrazione del controller, non solo questo, ma anche di tutti gli altri. Questa cosa l'altra volta non la sapevo, mea culpa, ma cliccando il tasto T e il tasto giù, abbassiamo la vibrazione. Andando nella finestra per trovare il controller, provando a cercarlo, ora questo controller non vibra più perché ho disattivato la vibrazione. Tenendo premuto il tasto T e alzandolo, aumentiamo la vibrazione. Adesso è settata su bassa. Alziamola al massimo, tasto T su. Ora la vibrazione è sul massimo. Io la metterei su metà. 1 e 2. E ora la funzione che tutti voi stavate aspettando. Cambiare i colori dei LED. Nel caso di questo controller rispetto ai Joy-Con, il colore purtroppo si può selezionare per entrambi. Non è un problema, è sempre bello da vedere. Teniamo premuto il tasto T e schiacciamo il tasto L3 o R3. E come potete vedere, adesso il joystick è diventato rosso. Clicchiamolo ancora. Arancione, giallo, verde, azzurro, blu, viola, rosa e multicolore. Cliccandolo invece due volte fa la modalità invece respiro, che si spegne, poi si riaccende con un altro colore e ora è diventato arancione. Cliccando di nuovo due volte velocemente fa la modalità RGB con i colori che girano su se stessi, e cliccandolo per la terza volta in questo modo i LED si spengono. Certo, anche spento in realtà è molto carino e risparmia anche batteria. A me piace il verde comunque. E ora passiamo alle mie considerazioni finali su questo controller. Parlando a livello di comodità, questo controller veramente già solo dall'inizio mi sto trovando davvero molto bene. La posizione, nonostante io non apprezzi i controller stile Xbox con gli analogici spostati in questo modo, comunque è molto comodo da utilizzare, ma soprattutto c'è molto spazio, i tasti sono grandi, sono subito reattivi ed è una cosa non scontata, perché molti magari di terze parti
hanno sì magari più spazio, più cose, però poi clicchi il tasto e c'è quel millisecondo di ritardo, mentre con questo invece ritardo non ce n'è. Poi i tasti customizzabili, il tasto turbo, il fatto di poter customizzare anche solo il colore dei LED è sicuramente un'aggiunta davvero di nota. La Nixi sinceramente non mi sta deludendo in nessun campo. La qualità dei prodotti, la qualità stessa dell'utilizzo del prodotto sono cose che non sono neanche così scontate, credetemi, perché magari utilizzare una plastica un po' più leggera sì, ti fa permettere di venderla a un prezzo più basso, ma magari una volta che cade si rompe subito, mentre questi sono prodotti comunque di qualità. E con questo direi che abbiamo detto tutto di questo controller. Sinceramente mi sento assolutamente di consigliarvelo. E cosa più importante, qui sotto in descrizione trovate il codice sconto con il mio nome. Non c'è di che. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!